Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di decisioni. Si pensa che le decisioni importanti nella vita siano quelle che te la stravolgono totalmente, quindi proprio quelle super importanti e impegnative, come ad esempio traslocare, cambiare casa, cambiare paese, decidere di sposarsi, decidere di avere un figlio. Ovviamente gli effetti di queste decisioni sono molto grandi, si vedono proprio, hanno un effetto immediato e le vediamo subito, ma in realtà non sono solo queste decisioni che prendiamo una volta o poche volte nella vita che ce la cambiano totalmente, ma sono soprattutto quelle decisioni che prendiamo giorno dopo giorno, anche inconsciamente, anche senza nemmeno rendercene conto, che in realtà a lungo andare ci possono cambiare totalmente la nostra vita. E proprio di questo parliamo nel video di oggi, delle 5 decisioni che dobbiamo prendere giornalmente che cambieranno la nostra vita totalmente. Ovviamente non sarà un cambiamento repentino, come appunto per le grandi decisioni di cui vi ho parlato prima, ma sarà un cambiamento lento, continuando a fare ripetutamente queste azioni, sicuramente la nostra vita cambierà in meglio. Inizierei subito dalla prima decisione, cioè decidere di vivere con integrità. E con questo intendo due cose principalmente. Il primo è proprio vivere con integrità, nel senso un'integrità morale, quindi decidere proprio consciamente di non fare del male a nessuno, né volontariamente né involontariamente, con le nostre azioni. Questo perché tutti quanti noi, il nostro mondo, il nostro universo, siamo tutti fatti di energia, come vi spiegavo nel video sui cristalli, quindi in realtà, anche se illusoriamente siamo fatti di materia differente, tutte le particelle che ci compongono sono vibrazioni, quindi particelle che vibrano ad una diversa frequenza, che quindi illusoriamente sembrano degli oggetti solidi separati. Ciò vuol dire che tutti noi in realtà siamo fatti della stessa materia, siamo tutti uguali, ed è una cosa difficile a volte da capire, proprio perché viviamo in un mondo materiale, in un mondo normale in cui la nostra vita normale scorre, ma è proprio questa la verità. Non c'è nessuna differenza tra me ed un'altra persona. Ciò vuol dire che qualsiasi cosa noi facciamo di negativo, ma anche di positivo a qualcun altro, le ripercussioni cadono sempre e comunque su di noi. Quindi se noi facciamo del bene, abbiamo solo vibrazioni positive, ci arriverà sempre solo altro bene. Se noi facciamo del male, quello che attiriamo è altro male. Quindi sì, la mia idea di integrità è di non danneggiare nessuno per vivere in un ambiente sereno, amorevole, ma anche e soprattutto per non danneggiare se stessi con delle vibrazioni negative, non attirare altre cose negative. Ed è un po' anche quello che dice il karma, di prendersi le conseguenze di ogni cosa che facciamo, sia negativo che positivo. Qualunque cosa facciamo alla fine ha una conseguenza. Il secondo significato che do alla parola integrità è vivere con la propria integrità, quindi decidere di non farsi influenzare dalle opinioni degli altri, di decidere cosa è meglio per noi, quando l'abbiamo capito, di lavorarci, di andare avanti nella nostra vita se sappiamo che è la cosa giusta, di non farci influenzare dai pensieri negativi degli altri. La seconda decisione super importante da prendere, che ti può cambiare la vita, è quella di prendersi la responsabilità della propria vita. E vi ho parlato di questo concetto nel mio video in cui ho parlato dell'invidia verso il successo degli altri, ed è un discorso molto collegato a quello che ho fatto in quel video, quindi magari appena finite questo video andate a vedere anche quello se non l'avete ancora fatto. E prendersi la responsabilità della propria vita è proprio prendere consapevolezza che gli unici fautori del nostro destino siamo noi stessi, gli unici che possono cambiare la nostra vita, che possono decidere di avere successo o di non avere successo. Insomma, qualsiasi cosa ci succede dipende soltanto da noi. E questo è un concetto molto importante, più che una decisione, proprio una presa di coscienza. Iniziare a capire questa cosa è davvero importante, perché può veramente fare la differenza. Si smette quindi di avere un atteggiamento da vittima, quindi di dare la colpa ad altri o a situazioni per cui non abbiamo ancora ottenuto una data cosa. Diamo sempre un po' la colpa agli altri invece di prendercela noi. Quindi, se ci capita una determinata cosa, siamo solo noi quelli da incolpare, tra virgolette. E quindi siamo solo noi che possiamo cambiare, abbiamo di nuovo tutto il potere nelle nostre mani, possiamo veramente fare della nostra vita quello che vogliamo. Un'altra decisione molto importante è quella di pensare bene alle parole che si utilizzano, quindi di riflettere bene quando anche così parliamo in maniera negativa. Ad esempio, mi viene in mente quando si parla di soldi, siamo sempre lì a pensare alla mancanza dei soldi, siamo lì che diciamo: ah, non ho abbastanza, non posso permettermelo. Queste sono tutte parole che magari diciamo anche o pensiamo senza dargli un peso. E quindi in realtà tutta questa vibrazione di mancanza attira ovviamente altrettante vibrazioni di mancanza. Mentre le parole sono importanti, ciò vuol dire che dobbiamo scegliere sia di pensare che di dire solo parole positive. Dobbiamo parlare solo di quello che vogliamo attirare a noi, oppure che vogliamo attirare di più, quindi che abbiamo già nella nostra vita e che vogliamo attirare di più. È importante anche scegliere parole amorevoli e gentili nei confronti di noi stessi, di non autocriticarci, di avere anche un po' di amore e compassione verso noi stessi. I primi critici di noi stessi
diversi siamo proprio noi. A volte diciamo delle cose, pensiamo delle cose di noi che non diremmo a nessuno. La quarta decisione che possiamo prendere per cambiare la nostra vita è quella di rischiare un po'. Questa diciamo che non è proprio una decisione soft, è una decisione che ha bisogno di tanto coraggio, perché vuol dire uscire dalla propria zona di comfort. Soltanto fuori dalla nostra zona di comfort può succedere la magia. Ciò vuol dire che dobbiamo iniziare a fare le cose diversamente. Se vogliamo che qualcosa cambi, dobbiamo anche iniziare ad agire in maniera diversa. Non cambierà mai niente se continuiamo a fare le stesse cose. Se vogliamo ottenere qualcosa, dobbiamo iniziare a muoverci in quella direzione. Giorno dopo giorno possiamo iniziare ad abituarci, ad avere un pochino più di coraggio, a fare una cosa diversa ogni giorno, a provare qualcosa di nuovo, a uscire un po' dalla nostra zona di comfort, fare un po' quelle cose che ci spaventano. Non vuol dire chissà che cosa, ma magari provare a fare una cosa, un viaggio da sola, ad esempio. Magari una cosa che avete sempre voluto fare e non avete mai avuto il coraggio di fare, di prendere, di partire da soli. Ma anche soltanto cambiare il tragitto per andare a lavoro, una cosa nuova, una cosa banale, ma che può portare anche a prendere una confidenza verso il diverso, verso l'uscire dalla zona di comfort. Dire sì un po' alle nuove esperienze, ecco. Come ultima decisione che può cambiarti la vita, che vi voglio citare oggi, è quella di decidere proprio consapevolmente, coscientemente, di iniziare la propria giornata con gioia, con il sorriso. E a volte siamo proprio abituati, proprio ci viene quasi distinto di iniziare la nostra giornata già maledicendola, cioè proprio con un umore nero, probabilmente perché dobbiamo andare a lavoro, siamo già in ritardo, non abbiamo il tempo di fare le cose che ci piacciono, di fare colazione, quindi corriamo a lavoro perennemente in ritardo, il tempo fa schifo, fa freddo. È un modo sbagliato proprio di iniziare la giornata, perché ovviamente poi l'umore che ci portiamo dietro e quindi l'energia che abbiamo è costantemente bassa. Quindi quello che vi consiglio, e che ho iniziato anche a fare io e noto proprio la differenza, è quello di crearvi una vostra routine, una morning routine in cui decidete di fare proprio le cose che vi piacciono. Quindi magari vi alzate un pochino prima, un'oretta prima rispetto al solito, ma sapete che in quell'ora fate solo quello che vi piace, quindi vi preparate una colazione buonissima, vi dedicate un po' alla meditazione, a leggere, a iniziare con lentezza la giornata. Proprio cambia totalmente il mood della giornata e inizi la giornata proprio con un altro piede. Un'altra cosa che mi ha aiutato moltissimo è quella di praticare la gratitudine come prima cosa al mattino. È da parecchi mesi, da quasi 6 mesi, che ogni mattina scrivo 5 cose di cui sono grata nella mia vita. Può essere qualsiasi cosa, cose di cui sono felice, anche solo il fatto di essere viva, di essermi alzata dal letto, di avere il cibo, qualsiasi cosa. E già questo ti mette in una prospettiva diversa, ti fa apprezzare di più la giornata, anche se hai tante cose da fare che magari non vuoi fare, devi andare a lavoro, lo stress quotidiano, però già ti mette in un'altra prospettiva. Quindi queste erano un po' i miei consigli di alcune decisioni che potete prendere oggi, che potete portare avanti giornalmente. Non sono cose straordinarie, cose difficilissime da fare, sono solo piccole consapevolezze da prendere. Bisogna semplicemente fare uno shift, iniziare a cambiare modo di pensare. Tutti quanti possiamo farlo e vi assicuro che queste cose vi cambieranno sicuramente la vita in meglio. E spero che questo video sia stato utile. Grazie mille per averlo visto, grazie mille per iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!